Ciao a tutti, io sono Bruno Faccini e io sono Paolo Niccolò Zubelli dell'occhiodelfotografo.com. Oggi ha inizio il nostro videocorso di base sulla fotografia che abbiamo pensato per permettere ai nostri lettori di imparare ad utilizzare al meglio e in maniera più consapevole la propria fotocamera reflex. Iniziamo proprio dalle basi. Quali sono le fotocamere, Paolo, che si possono trovare quando si entra in un negozio? Beh, grazie a Dio oggi ci sono veramente tanti tipi di fotocamere, oltre che di modelli e marche. Beh, c'è la fotocamera compatta, che è quella che costa meno, che forse abbiamo avuto un po' tutti, e che è molto comoda, diciamo, da portare in vacanza, proprio per le sue dimensioni e per il basso peso, ecco. Però non ha nessuna pretesa di effettuare fotografie professionali. Poi c'è la Bridge, che forse alcuni di voi hanno sentito nominare. È un tipo di macchina, diciamo, un po' più ingombrante, che dovrebbe avere una qualità superiore alle compatte, così come superiore al costo, però ha ancora il limite di non poter cambiare l'obiettivo, quindi siete un po' legati a tutto il corpo della macchina. Poi esistono le mirrorless, che sono una vera e propria new entry di questi ultimi 2 anni, che sono delle macchine molto compatte, che pesano molto poco, e che hanno però l'obiettivo intercambiabile. Quindi potendo scegliere tra una gamma di obiettivi che forse oggi non è ancora così ampia, però può anche crescere, voi potete ottenere risultati molto diversi con lo stesso corpo macchina. E poi c'è la Reflex. La Reflex è la macchina fotografica per eccellenza, che vi consente di gestire anche in modo manuale tutti i parametri relativi alla foto che state facendo, quindi un grande controllo per ottenere il risultato che vogliamo, e vi consente appunto di cambiare gli obiettivi e quindi ottenere tanti tipi di risultati diversi. Scusa Paolo, ma quanto dobbiamo svenare per avere una Reflex? Insomma, le macchine fotografiche, come tutti gli oggetti tecnologici all'interno della stessa categoria, hanno poi varie fasce. Quindi abbiamo la fascia entry level, che è quella diciamo che è molto adatta per cominciare perché costa poco e in realtà può dare risultati già molto buoni. Poi c'è, diciamo, la categoria semi-professionale, che costa sui 1.500 euro più o meno, mentre ecco, la categoria precedente già con 600-800 euro si può acquistare. E poi abbiamo le reflex professionali vere e proprie, che costano diverse migliaia di euro, se non di più, in base a quel formato che hanno. Però ecco, i costi sono più o meno questi. Ho capito. Bene, allora... vediamo un attimo quale abbiamo scelto noi, sia per girare questo videocorso che state guardando, che per mostrarvi anche i concetti di cui parleremo nelle prossime puntate. La fotocamera è questa, è una Canon, nel nostro caso, è una Canon EOS 550D che abbiamo acquistato circa un anno fa, quindi nel 2010. Nel 2010 ha un prezzo di circa 800 euro insieme al kit con l'obiettivo 18-55 mm. Vogliamo vedere insieme quali sono però gli oggetti importanti presenti all'interno della confezione. E guardiamo come, dal momento che si chiama accendiamo la reflex, esatto, di oggi. Quindi mi sembra proprio il caso di vedere tutti i passi necessari per poter per non fare errori in queste fasi, uno magari perché non è a conoscenza delle cose non potrebbe anche fare. Allora, il primo... Innanzitutto la macchina non può fare foto appena la tirate fuori. Giusto, in questo momento la macchina non è in grado di fare, cioè io posso accenderla, però se anche l'accendo, anzi... È morta perché non c'è la batteria. Ecco, andiamo... Giustamente. Allora, andiamo ad iniziare appunto dalla batteria, che è una normale batteria al litio, vi ricordiamo che è già un po' carica, quindi il consiglio è quello di farla scaricare completamente in modo da sfruttare meglio poi la fase di ricarica e allungarne la vita. C'è lo sportellino nella base della fotocamera, si apre e si va ad inserire in un unico possibile verso finché non si aggancia a questa linguetta di plastica. Dopodiché si può chiudere lo sportellino e questa è già correttamente installata. La seconda parte fondamentale, che però attenzione, non è nella scatola, e quindi bisogna acquistarla, è una memory card SD, questa qui, su cui ci saranno un paio di chicche da ascoltare con molta attenzione nella parte finale della puntata. Quindi non compratela adesso, non compratela ecco, subito. Che va inserita in questo slot del checkout. Anche qui c'è un unico verso possibile di inserimento finché non fa un click
molto udibile, e si può chiudere l'orologiamento. Ecco, l'ultima, prima di andare a montare l'obiettivo presente nella confezione, abbiamo parlato adesso del memory card, una cosa fondamentale da tenere sempre nello zaino, anche dopo che si è diventati esperti della propria fotocamera, è il proprio manuale. Questo infatti è una vera e propria risorsa che vi permetterà, anche in momenti magari in cui c'è la necessità di utilizzare una particolare impostazione, una funzionalità e non vi ricordate, magari perché lo usate raramente, di risolvere il vostro problema e aiutarvi nei momenti di, insomma, in cui occorre. Quindi questo mi raccomando, da leggere e studiare molto approfonditamente. E non da buttare via come si fa sempre. Esatto, magari si lascia spesso nella scatola, non si apre neanche, invece è un errore. Tant'è vero, Paolo, che qui dentro c'è scritto un'informazione molto preziosa, esatto, proprio per l'acquisto di quelle memorie. Parlavamo delle memory card, che sono solitamente delle SD. Bene, non comprate la prima che vi capita, perché le macchine fotografiche hanno delle esigenze abbastanza stringenti in termini di velocità della memoria, che è un parametro che solitamente trascuriamo. Guardiamo solo la capienza, per la cronaca diciamo che 8 giga sono sufficienti, ecco. Però la velocità è un aspetto che in questo caso non è secondario. Perché? Perché se con la vostra fotocamera volete girare dei video e queste fotocamere, anche entry level appunto, vi consentono di girare già dei video in full HD progressivi, ecco, avete bisogno di memorie che siano sufficientemente veloci per registrare i dati senza interruzioni, senza problemi. Anche quando effettuate degli scatti a raffica, la quantità di dati che devono essere scritti in poco tempo sono veramente tanti, tante decine di mega. E quindi avere una memoria veloce vi consente o di avere dei risultati comunque migliori, insomma di riuscire a fare le foto, oppure di avere diciamo delle prestazioni superiori in termini di video. Quindi vi consentono appunto di girare film in HD, visto che la vostra macchina ve lo consente. Come si esprime la velocità delle memorie? Beh, c'è la possibilità di usare i megabyte al secondo, che però magari possono essere un po' complessi, e quindi diciamo, per semplificarci la vita, è stata ideata l'idea delle classi. Quindi esistono per esempio la classe 2, la classe 4, la classe 6, la classe 10, che sono in ordine progressivo in funzione della loro velocità di lettura e di scrittura. Diceva giustamente Bruno, fate riferimento al manuale, cioè voi non comprate subito la macchina e la memoria, ma uscite dal negozio, guardate sul manuale qual è la memoria consigliata. In questo caso vi consigliano almeno una classe 6, soprattutto per quanto riguarda i video. Ecco, e quindi voi potete rientrare e sapendo che comprando una classe 6 o una classe 10 non avrete problemi, e questo vi assicuro vi consentirà di risparmiare soldi. Ecco, poi diciamo è importante comprare memoria di qualità, perché una memoria di bassa qualità magari vi farà perdere le foto che avete faticosamente fatto un giorno. Piuttosto conviene, se volete risparmiare, visto che risparmiare è sempre giusto, acquistarle in un posto dove costano di meno, però non sacrificate la qualità. Per esempio, Bruno, che posto consiglieresti per comprare una buona memoria? Ma io visto, dunque, per quanto riguarda l'acquisto di queste memorie, in particolare consiglio, non perché sia uno sponsor dell'occhio del fotografo, però peccato, potrebbe essere per esperienza personale, Amazon.it è un sito molto noto in cui è possibile acquistare questi piccoli dispositivi di memoria a dei prezzi molto convenienti, anche perché le marche sono quelle SanDisk piuttosto che Lexar, sono marche molto valide, sono un po' le principali in questo campo, e i costi sono nettamente più bassi rispetto a quelli che si possono trovare in un negozio che ha altre spese come la vetrine, eccetera. Quindi consiglio di darci un'occhiata, perché potreste risparmiare diverse decine di euro solo per questa piccola memoria. Bene, allora Bruno, direi che possiamo provare a fare la foto. No, ecco, notate, infatti, molti ce l'hanno chiesto sul blog, ma è possibile fare foto senza l'obiettivo? La risposta è assolutamente no, perché serve un elemento che metta a fuoco l'immagine. Certo. Quindi, la prima cosa da fare, e da fare velocemente, è montare l'obiettivo. Questa infatti è una fase molto delicata, perché quando la nostra fotocamera è sprovvista del tappo che protegge tutti gli elementi fondamentali, il sensore, lo specchio, dagli elementi esterni presenti nell'ambiente, come polvere o particelle, sporcizia, bisogna fare molta attenzione.
Quindi la procedura che vi consiglio è quella di svitare il tappo, ma non estrarlo subito, svitare anche quello dell'obiettivo e magari tenerlo rivolto verso il basso per evitare appunto che cadano particelle di polvere sopra, e poi quando si è quando si ha individuato il segnalino presente in praticamente tutti gli obiettivi che andrà allineato, potete sempre fare riferimento in basso in caso di problemi, adagiare, togliere il tappo e adagiare l'obiettivo. Quando combacia bene si fa girare in maniera in senso orario finché non si sente un click metallico che sta a significare proprio che l'obiettivo è agganciato perfettamente al corpo mandine. Per la cronaca, questo tipo di attacco si chiama a baionetta. Esistono altri tipi di attacco tipo vite, però ormai si usano quasi solo questi. Bene, allora direi che lascio a te l'onore di far vedere. Allora, la prima cosa da fare è quella di togliere il tappo frontale, quindi per evitare di fare foto nere. Poi accendiamo la macchina con questo interruttore. Fate riferimento al vostro manuale per se avete una macchina fotografica. Qua avete una ghiera che c'è in quasi tutte le macchine, che è quella che vi consente di scegliere il programma di scatto. Diciamo che per oggi e solo per oggi useremo la modalità totalmente automatica, quella in cui il processore della macchina farà tutto il lavoro per voi. Quindi in questo caso è un rettangolo verde, fate riferimento al vostro manuale per maggiori dettagli. Fate sempre riferimento al manuale per mettere l'obiettivo in modalità autofocus, poi parleremo approfonditamente di questi dettagli nelle prossime puntate. Guardate nel vostro oculare, mettete fuoco e a questo punto potete scattare. Bene, quindi adesso abbiamo finito, abbiamo fatto la nostra foto, quindi possiamo spegnere la nostra macchina e chiudere il tappo frontale per proteggere la lente. Bene, direi che la puntata termina qui. Diamo prima però i nostri riferimenti. Noi siamo ovviamente sul nostro blog, quindi su internet www.occhiodelfotografo.com, e poi siamo anche sui social network. Sì, potete trovarci sia su Facebook cercando Occhio del Fotografo, c'è una pagina ufficiale, e anche su Twitter. Esatto, poi anche su Flickr e così via. Comunque sul sito avete tutti i link, quindi non c'è nessun problema. Sì, e poi abbiamo una sorpresina. Una sorpresina per i nostri lettori. Semplicemente andando sul sito, nella sezione relativa al videocorso, potete trovare per ciascuna puntata un omaggio, un'immagine, uno sfondo per il vostro computer o per i vostri dispositivi portatili. Gratuito che potete scaricare. Esatto, quindi ci vediamo alla prossima puntata e vi salutiamo. Ciao, grazie per essere stati con noi.